Benvenuti, siamo due architetti, Annalisa e Federica, e da anni collaboriamo con l'Istituto Highlands. Ciò che ci caratterizza è la voglia di trasmettere la nostra passione per l'architettura alle nuove generazioni. Questo, unito al percorso della progettazione, e cioè idea, progetto, realizzazione, è applicabile in tutti gli ambiti della vita. Convinte che il semino che oggi mettiamo contribuisca a dare una visione a 360 gradi degli spazi, degli ambienti e delle architetture di vita quotidiana ai nostri futuri cittadini, i vostri bambini. Il tema del laboratorio è fuori classe. Lo scopo è stato quello di condurre alla scoperta e osservazione degli spazi esterni visitati grazie ad un'uscita, dove appunto abbiamo insieme osservato le tipologie degli edifici circostanti, le varietà architettoniche, le varie forme dei tetti, oltre al riconoscimento di differenti materiali di costruzione dei vari edifici. Tutto questo riprodotto da Castori attraverso dei disegni, vecchi dal vero, in cui i bambini si sono cimentati come primo approccio al disegno architettonico. Grazie all'ausilio del taccuino su cui hanno lavorato come dei veri architetti. Il taccuino è servito anche come strumento per rappresentare e disegnare i sei differenti materiali mostrati loro durante una lezione in aula. Così come gli elementi base delle facciate individuative di qualsiasi edificio sono stati anch'essi analizzati e riprodotti a mano libera. Nei successivi incontri abbiamo accompagnato le classi a immaginare un nuovo costruito, una nuova strada del tutto personale, che sintetizza gli argomenti trattati partendo dal disegno delle diverse forme dei tetti. Nell'ultimo incontro abbiamo portato la loro attenzione all'analisi dello spazio interno degli edifici attraverso la sezione di una casa e i suoi arredi base, scelta appunto perché è più vicina al loro vissuto quotidiano. Quindi ognuno di loro ha infine realizzato una personale idea di sezione che, insieme all'applicazione dei concetti architettonici analizzati, ha favorito l'uso delle loro competenze manuali. Per concludere il percorso, ogni bambino, per riconoscersi appieno nella figura dell'architetto e proseguire il filo della manualità, si è disegnato come tale e ha personalizzato in questo modo ancora di più il suo taccuino. Alcuni di loro hanno persino disegnato delle proprie idee. In conclusione del laboratorio, e visto l'interesse mostrato dalle classi, è stato consegnato un attestato che li promuove a piccoli architetti. Tutto il percorso di questo laboratorio, fatto con i vostri figli, è stato possibile grazie al supporto e alla collaborazione dell'Highlands Institute, che ringraziamo, anche nella figura della sua coordinatrice, la signora Simona Valeriani, nella segreteria e nelle maestre tutte. Diamo appuntamento a voi e ai vostri bimbi al laboratorio di architettura del prossimo anno. Ciao a tutti! Ciao a tutti!